ma andiamo ad aprirlo, perché se non mi sbaglio qui è garantita una leggendaria. Tra l'altro ragazzi, ci manca pochissimo per ottenere non solo il raggiungimento al Monte Cinghiale. Ciao a tutti ragazzi, qui è Fortogamer che parla e benvenuti in un nuovo video. Oggi ragazzi continueremo a giocare a Clash Royale, ma con una notizia, come avrete letto dal titolo. Ebbene sì, sono riuscito a recuperare il mio vecchio account e ora vi spiego come ho fatto. In primis però vi ricordo di lasciare un like per questa nuova serie su Clash Royale e soprattutto di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina, altrimenti vi perderete i prossimi video. Allora ragazzi, voi mi avete consigliato nell'ultimo video di Clash Royale, quello in cui dicevo di aver perso l'account, di ricordarmi in quale clan io fossi prima di smettere di giocare a Clash Royale. Ho chiesto a mio fratello e mi sono ricordato che ragazzi io effettivamente sono nel suo clan, nel Joseph Clan, il clan di Joseph Gamer insomma. Quindi ho preso il suo telefono e sono andato sul suo clan e tra tutte le persone che c'erano mi sono accorto che effettivamente c'era il mio account Lucas. E proprio qui ragazzi sono riuscito a ottenere tutti i dati che mi servivano per fare il recupero. A questo punto poi ho contattato l'assistenza dando questi dati e mi hanno chiesto un bel po' di cose ragazzi. Non è bastato fornire quei dati, ma mi hanno chiesto tipo quando è stato creato l'account, quando ho smesso di giocare, un botto di cose, ma alla fine me l'hanno ridato. Ma ora ragazzi direi di scoprire il mio account assieme. Ah, prima però vi ricordo ragazzi che oggi alle 18 farò una live su Twitch proprio in cui giocherò a Clash Royale col mio nuovissimo account. Quindi se volete vederla basta che cercate su Twitch Fortod Gamer oppure andate nel link in descrizione. Ragazzi, finalmente siamo qui quindi con il mio account Lucas. Raccontata la storia, beh, vi faccio vedere un po' tutto il profilo. Ho solo livello 10 a dirla tutta, ho circa 3000 trofei. Questo è il mio mazzo attuale, devo essere sincero ragazzi, è un mazzo che io utilizzavo anni fa. Quindi un mazzo sbagliato che funziona veramente veramente male. Poi mi consiglierete voi insomma i mazzi da utilizzare, un po' il meta del momento, perché io non ne ho la più pallida idea. Tra l'altro il costo medio dell'elisir è 3.3, credo sia altissimo. C'ho diversi emblemi che credo esatto siano l'ultimo che ho avuto, e giocare a Clash Royale per 5 anni. Perché sì ragazzi, il mio account è stato creato praticamente quando è uscito Clash Royale. Però come potete vedere poi non ho nient'altro alla fine, non c'ho manco le 1000 vittorie che credo in realtà molti di voi hanno. Queste sono le mie statistiche, 860 vittorie di cui 561 con 3 corone. Poi il record trofei è stato intorno ai 3000 raggiunto di recente. Carte trovate 66, carta preferita boy e totale donazioni 9709. D'altro ragazzi ho notato che hanno aggiunto tantissime carte, perché queste da trovare io effettivamente le potrei già trovare all'interno dei bauli, ma non le ho. A parte le leggendarie che vabbè quelle sono difficili da trovare, poi il resto cioè dovrei averle cavolo. Mi sono lasciato giusto qualche chest da aprire assieme. Abbiamo questa qui d'argento che non credo ucciderà questo granché. Infatti forse abbiamo sbloccato solo la carta, esatto, questa qui nuova della pala da neve gigante. Apriamo anche questi due bauli d'oro nella speranza che possa uscirci qualcosa di più carino. Reclute Royale, ok. Vabbè, frecce, molto inutile a dirla tutta. Apriamo il secondo baule e ok, questi jolly li devo ancora capire a cosa servono, poi me lo spiegherete nei commenti. Dai, a me ragazzi il chest è un po' così, A questo punto ragazzi riscuotiamo i premi, perché io in realtà avendo giocato anni ed anni fa, ora ciò che posso riscattare tutti i premi che man mano si ottenevano salendo di arena. E quindi ragazzi scegliamo allora tra questi due, ma sinceramente io preferisco i lancieri, i goblin lancieri. Scegliamo e io direi la palla di fuoco sinceramente. Prendiamo 200 monete che fanno sempre bene. Ok, scegliamo un attimo. Sinceramente io qui preferirei il bombardiere, o meglio il bombarolo, scusatemi. Un'altra cestoro. Ma tutto evitabile alla fine, sì dai. Grazie, ma fino a un certo punto. Qui ragazzi penso la Valchiria decisamente, perché la utilizzo molto di più. Sinceramente il draghetto, dai. Questa è un po' più interessante, probabilmente andrò di mega sgherro. 50 gemme, queste sono belle fresche, belle buone. E il primo baule interessante, ragazzi, il baule è gigante. Oro, 8 cannoni, 3 estrattori di elisir, ma assolutamente evitabili, 88 scariche e 21 stregoni. Carino, perché lo stregone ce l'ho nel deck, vorrei utilizzarlo, quindi va bene. Qui, ragazzi, continuo a fare lo stregone in modo da poterlo poi potenziare al 9. Prossimo, siamo già nell'arena a 1350 trofei, vediamo un attimo. Pipistrello scarica, scarica, perché quella che utilizzo di più la possiamo potenziare a breve. E attenzione, baule leggendario, Questo è carino ragazzuoli, stiamo molto attenti a quello che vedremo. Vediamo un attimino, io vi alzo anche un po' il volume di gioco. E abbiamo oro, scarica, così la possiamo potenziare al 10. Orda di sgherri, assolutamente evitabile. Mega sgherro, ok. Goblin, non mi stai piacendo per nulla. Torre infernale. Fulmine, attenzione ragazzi perché non sono un'epica. Io non credo ci sia una leggendaria. Apriamo e... Vabbè, però
sfidabile. Speravo in una leggendaria, lo ammetto. Il baule mega leggendario, non mi ricordo il nome specifico, ma andiamo ad aprirlo, perché se non mi sbaglio qui è garantita una leggendaria. No, meglio, c'è una sola leggendaria. Che leggendaria è? Mastinlavico, carta che ragazzi io già avevo. Non ci posso credere, il mastino lavico. Va bene. Che schifo, ma va bene. Prendiamo sempre le carte nuove, dai, così almeno ce le sblocchiamo quelle che ci mancano. Ah, qui posso prendere una provocazione, carino. Tra l'altro, ragazzi, ci manca pochissimo per ottenere non solo il raggiungimento al Monte Cinghiale e tutte queste carte che in realtà già ho, perché io la fornace ce l'ho, il bastino lavico, il golem, l'orda di sgherri e i barbari potenziati ce l'ho tutto. Quindi, vabbè, facciamoci giusto una partita per ottenere anche il baule gigante. Tra l'altro, ragazzi, ho deciso di farmi un game, giusto per farvi vedere effettivamente come funziona il mio deck. O meglio, quanto funziona male il mio deck. Perché prima avevo fatto in realtà già due game, però non so per quale oscuro motivo non me le abbia salvati OBS. Cioè si è tipo buggato tantissimo. Quindi va bene, me lo farò andare bene, insomma, ragazzi. Tra l'altro questo mi ha lanciato una quantità di roba addosso paurosa. Spero di poter lanciare il domatore di cinghiale appena possibile. Dai, dai, dai. Ah, a parte che mi ha fatto malissimo quello all'altra torre. Ok, ok. E vabbè, tanto col boia e col domatore dovrei fare un bel po' di danno. Cioè la torre credo gliela butto a terra. No, no, scherzavo, ho battuto nei goliardi, guarda. Ragazzi, dai, un paio di colpi però riesco a darglieli. Buono, buono, vabbè, mi sono preso sicuramente il vantaggio. Va bene, ragazzi, non sarà semplice vincere questo game, però non credo che lui abbia un deck counter e sono con una torre del re di due livelli superiore alla sua, però non darei neanche per scontato il fatto di stare così tanto in vantaggio, insomma, Butto qua gli sgherri nella speranza che lui non abbia... Stavo scherzando, ragazzi, cavolo. Mamma mia, che brutta situazione. Mi ha fatto lanciare la Valchiria su quel lato addirittura. Dai, dai, dai. Punto sul domatore, ragazzi. Punto sul domatore che non si accorga della presenza di quel... Credo se ne sia accorta e che stia andando... Va bene, ok. Non so se utilizzare la scarica contro quella torre. Sono molto tentato, ma credo che non lo farò, ragazzi. È per una questione di amor proprio. Va bene, va bene. La userò più che altro qui nella speranza, esatto, di eliminargli subito i goblin, insomma. Infatti ci sono riuscito. Vabbè. Andiamo di boia e di cucciolo di drago. Sinceramente non so bene cosa lanciare di contro. Qua probabilmente ho sbagliato. Questa è stata probabilmente sì un po' una svista da parte mia. Cioè ho fatto una pessima scelta di cose. Vabbè, gli lancio qua la Valchiria e sinceramente non so che cavolo lanciare di, ragazzi. Domatore? Proviamo dei domatori. Vado proprio così? Duro? Non lanciarmi. Lo sapevo che mi avrebbe lanciato il cavolo di cannone. Vabbè, dai, tanto la torre ce l'abbiamo. Magari possiamo andare in difesa, ragazzi, senza puntare alle 5 alle 3 corone. Però in realtà io queste corone le vorrei. Facciamo così, facciamogli prendere la mia torre. Facciamogliela prendere la mia torre e io punto a massacrargli quella centrale, proprio così, proprio di incavolato, proprio incazzato nero. Vediamo se riesco. Tanto un paio di danni, ragazzi, li piglia brutti, eh. Se li prende un paio di danni. Dai, 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 dai. 1800, ragazzi. Può essere un azzardo quello che ho fatto. Può decisamente essere un azzardo, ma non ho paura di farlo, vai. Devo stare attento, ragazzi, perché lui c'ha la palla di fuoco. Lui potrebbe tranquillamente annichilire ogni mio sforzo nel giro di pochi secondi. Devo puntare al fatto che lui non veda, però sì, l'ha notato. Nella foga devo puntare al fatto che lui magari non riesca a vedere effettivamente cosa sta arrivando. Però così stupido non credo sia il nostro ragazzone. Ah, ragazzi, se io perdo veramente per aver fatto questa cavolata di insistere a voler prendere per forza la torre centrale, credetemi, credo che sbrocco. Dai, spero che lui non abbia la palla di fuoco. Non ha la palla di fuoco. Non a breve. Qua gli facciamo molto male, ragazzi. Qua gli facciamo molto male. Dai, se non ce la faccio ora non ce la faccio più. Ok, andata. GG, man. GG. Bella per te, buona fortuna alla prossima. Ci è andata bene, ragazzuoli. Abbiamo ottenuto quindi baule d'argento, 29 trofei e una quantità di oro che sinceramente non mi spiego. Non so perché abbiano fatto questo evento con così... Basta oro! 8420! Ragazzi, oggi abbiamo fatto un botto di cose. Siamo arrivati nell'arena di cinghiali, abbiamo aperto un botto di bonus che tenevo arretrati da anni ed anni. A questo punto, ragazzi, io vi ricordo di lasciare un like, consigliarmi nei commenti un deck più buono di questo, anche se non credo ci voglia tanto, ma soprattutto di iscrivervi al canale e attivare la campanellina, altrimenti perderete tutti i prossimi video di Clash Royale che porteremo. Ah, e tra l'altro oggi, come ho detto a inizio video, alle 18 saremo live sul mio canale Twitch per giocare sia Clash Royale col mio account sia Fortnite Boys. Quindi vi aspetto, andate in descrizione, cliccate sul link nella sezione live streaming oppure cercate su Twitch Fortnite Gamer, tanto me trovate. E a questo punto noi Boys ci becchiamo alla prossima. Ciao!